L'andata fu decisa dal gol di Dell'Era in zona Cesarini. Questa sera la Pisana Calcio 8 scenderà in campo per rivendicare la sconfitta e ottenere 3 punti utili in chiave playoff. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. Si affrontano per la 23esima giornata di Serie A la Pisana Calcio 8 e lo zio Mauro Maccarese San Giovannella. Zio Mauro può ripartire, palla in profondità proprio per Graniero, che spara al lato, occasione anche per lo zio Mauro all'ottavo minuto di gioco. Palla che filtra e c'è la rete del vantaggio siglata dal bomber Meloni. Gol che apre le danze quindi al 13° del primo tempo. In qualche modo rimane lì la sfera, il pallone passa e c'è il gol del pareggio subito, siglato dal numero 7, Ottaviani, che riporta la partita in parità. Gira con Ferretti sull'out di sinistra, viene incontro Laurato, percussione centrale del numero 11, che scarica ancora per Meloni, che prova la conclusione. Ancora il capitano, doppietta del numero 9, 2-1, Pisana Calcio 8. Mentre adesso siamo di qua con Graniero, toccato duro, calcio di punizione. E vedremo ancora nella prima occasione il numero 8. Adesso proverà ad andare verso lo specchio della porta. Grandissimo gol quello di Federico Marchetti. 2-2 quando siamo giunti al 20° del primo tempo. Anche sfortunata la Pisana Calcio 8 in questo primo tempo. Poi si è fatta trovare impreparata soprattutto in fase difensiva. Mentre adesso appunto trova il gol del 3-2. La Pisana Calcio 8 con Ferretti, ancora in vantaggio quindi la Pisana. Pallone, un giocatore in maglia nera, poi Scerrati prova a servire il compagno che fa il gol del 4-2. Gol importante questo per la Pisana Calcio 8 con Cesaro, il miglior marcatore, che trova la 12esima rete stagionale. Lungo, Cesaro mette giù la sfera con il petto, prova il mancino ad incrociare, è andato vicino alla doppietta il numero 7. Ritmo che si è forse abbassato in questo momento, adesso prova la conclusione che si stampa sulla traversa. Corner della sua partita, battuto fuori, fa il velo, arriva sulla sfera, ottima conclusione e ottima respinta dell'estremo difensore, va da là che manda in corner, poi sbaglia il passaggio per le punte. Cesaro, ancora Cesaro, va con il destro che si infila all'angolino. 5-2 Pisana Calcio 8 e doppietta del suo miglior marcatore. Dietro, disimpegno sbagliato e poi De Bernardo dice di no al sinistro di Ottaviani. Prova la conclusione con il destro, salvataggio sulla linea, Graniero non è riuscito a spingere il pallone in rete. C'è l'angolo battuto sul primo palo, resta lì la sfera con il sinistro, ancora De Bernardo con i piedi, salva il risultato. Efficacia, bravo prima Meloni, bravissimo ora Cesaro. Mentre Graniero lascia lì il pallone per Micci, che ancora De Bernardo si oppone. Manca molto al termine della gara, siamo intorno al 16° minuto. Mentre c'è una conclusione, ancora l'ottima respinta di De Bernardo. Scerrati prova a saltare l'uomo, non si capiscono, la conclusione, si deve distendere ancora De Bernardo, forse il migliore dei suoi in questa ripresa. Se ne va sulla sinistra il numero 9, che poi prova la conclusione Graniero, ancora De Bernardo in corner. La sfera passa e poi Cesaro a tu per tu con il portiere, si porta il pallone sul destro. Cesaro, tripletta del bomber della Pisana Calcio 8 e 14° gol stagionale, 6-2 Pisana. A Massari. Siamo già di là con Massari che serve Cesaro, ancora Cesaro, 7-2 Pisana Calcio 8 e poker del numero 7 che chiude l'incontro.
conclusione con il mancino, trovata all'improvviso da Daniele Cao. Gol del 7-3 che però non ha alcun significato perché mancano soltanto 3 minuti al termine dell'incontro. Mani, triplice fischio del direttore di gara, si chiude 7-3 l'incontro in favore della Pisana Calcio 8 che si rifà della sconfitta subita all'andata.